cominciare, anche se c'è qualche sedia vuota, se volete venire tutti insieme. Non interroghiamo. Il Sergio ha paura, si riesce davanti, che poi venga la lavagna, ripete. Traumi. Facciamo fare un temino dopo. Buonasera a tutti, sentire tutti, sì, io non sento, allora un grazie sentito alla libreria Saggi, che ci ospita ormai da qualche anno con entusiasmo per le nostre proposte, e a tutti, ovviamente a tutti voi presenti. Io sono Rossana Cecchi, responsabile editoriale della casa editrice L'Asino d'Oro, fondata ormai quasi da 5 anni da Lorenzo Fagioli e Matteo Fago. Un grazie all'autore del libro su Margaret Hack che presentiamo stasera, Pietro Greco, giornalista, scrittore, impegnato da molti anni e a vari livelli nell'insegnamento della comunicazione scientifica, e un grazie particolare al professor Giovanni Vignami, uno dei fisici italiani più noti a livello internazionale, che ci onora della sua presenza e di cui eventualmente dirà Pietro dopo sicuramente meglio di me. Personalmente sono qui per dire due parole sul libro, ma soprattutto sulla nuova collana Profili di donna, di cui questo libro è il primo volume, e dire l'importanza che questa ha per il nostro progetto editoriale. Come saprete, la nostra casa editrice si colloca in un'area culturale di sinistra, assolutamente laica e possiamo dire progressista. Il nostro principale obiettivo è quello di rimettere al centro di ogni ricerca, dopo un momento mi sposto un attimo. Il nostro principale obiettivo, ci tenevo insomma a fare un attimo il punto sulla casa editrice per mettere poi in rilievo quello che è cioè l'importanza di questa collana in particolare. Il nostro principale obiettivo è quello di rimettere al centro di ogni ricerca l'essere umano, con l'ambizione di farlo in modo nuovo, ovvero tenendo conto di quelle scoperte scientifiche capaci di svelare dinamiche e aspetti a lui peculiari. Fare cultura oggi e proporre idee per un possibile rinnovamento non può infatti, almeno secondo noi, prescindere da una maggiore conoscenza dell'uomo, dei suoi bisogni e delle sue esigenze, così da poterne sollecitare capacità e qualità. Solo queste possono portare ad un cambiamento, e in questa ottica la donna non può che riprendere il posto che le spetta. Nella cultura dominante, impregnata di cattolicesimo e razionalismo, da Platone ad oggi la donna è sempre stata considerata un essere inferiore, non umano, senza identità. E quando ha pensato di essere uguale all'uomo, spesso ha pagato con la vita, vedi Ipazia, talvolta ha dovuto rinunciare alla propria femminilità, e gli esempi sono tanti in questo caso. La maggior parte delle volte ha rinunciato del tutto a occuparsi di materie considerate accessibili solo agli uomini, perché appunto richiedevano quell'intelligenza sempre intesa come razionalità che le donne non possiedono costituzionalmente. Io sento la voce andare su e giù, ma va bene, uguale. Per questo non è pensabile per una donna farsi un'identità sociale, in particolare in ambiti come la scienza, ma anche la politica, la filosofia, l'arte e la musica. E non sto parlando del Medioevo, anche oggi la situazione non è tanto cambiata. Lo sdoganamento della Costituzione berlusconiano, per dirla con le parole dell'antropologa Amalia Signorelli, fa capo a questo pensiero. La casa editrice da sempre si oppone a questa disuguaglianza imposta dalla nostra cultura e contribuisce con i suoi libri a proporre un altro modo di vedere. La richiesta che un anno fa
fece a Pietro, e qui mi diverto a raccontarlo, di cosa ne pensasse di una collana di donne e scienza, rientra quindi perfettamente in questo contesto. L'idea venne quando scoprì che era uscito il suo secondo libro su Einstein, mezzo secolo di impegno sulla pace, dell'editore Scienza Express. Ti faccio anche un po' di pubblicità. Mi sarebbe proprio piaciuto farlo a me, gli scrissi, mi congratulai con lui e gli chiesi di incontrarlo. Non mi chiedete nesso, ma di fatto pensai che un amante ed esperto di Einstein avrebbe potuto darmi facilmente un consiglio su una collana di biografie di donne scienziate, di donne che magari avevano pagato con la loro femminilità, con la loro storia personale, ma che non si erano fatte fermare nella loro passione per la ricerca e non avevano fallito i loro obiettivi, o meglio, erano riuscite nonostante tutto. Fu un incontro dove ci trovammo d'accordo su molte cose. Lui mi parlò di un suo progetto, io gli chiesi cosa ne pensasse della mia idea. Lo spunto scontato più antico era ovviamente Ipazia, ma sotto c'era sicuramente l'immagine di Margherita, a cui avevo chiesto tante volte di scrivere la sua storia a partire dall'infanzia, Firenze e quello che ci accomunava, una strada, di Aximenes e l'osservatorio di Arcetri. Io mi devo a 500 metri. Ci capisci. Lui rimase entusiasta della mia idea e io della sua. Scusate, davvero. Nonostante. Lui rimase entusiasta della mia idea e io della sua. Tre giorni dopo mi inviò il progetto di una trilogia sulla storia dell'Europa e la scienza. Un po' di pubblicità ancora. È questo, però nostro, chiaramente. Sì, è una cosa leggera. Il primo volume esce a giugno, ovviamente, altra pubblicità. È un programma per una collana di donne e scienza, individuando soggetti e autori. Sto parlando di voi. Ne parlai con gli editori e ne furono entusiasti. Ricordo che Matteo mi disse: stimo Greco, è serio ed intelligente, scrive bene, in modo chiaro, vai sicura, ho parlato di te. La prima biografia doveva essere Lisa Meitner, la fisica che lavorò alla prima fissazione nucleare, poi so di quello così, però potete parlare, se no mi piace la nostra. Ma in quei giorni moriva Levi Montalcini, la Rita Levi Montalcini, e subito pensammo che non poteva mancare nella collana un libro sulla scienziata, tra l'altro ricorre appunto più o meno un anno proprio ora. Due giornaliste scientifiche, Cristiana Pulcinelli e Tina Simoniello, che sono appena entrate, si misero subito al lavoro. Il libro uscirà, speriamo, ad aprile. Ma ancora a giugno morì, possiamo dire improvvisamente, perché l'abbiamo vista fin da ultimo, vispa e battagliera, Margherita Hack. Pietro mi disse subito, con un pathos speciale, che voleva scrivere lui la sua storia. Il perché era stata grande, una sorta di omaggio ad una donna che non ha mai pensato di essere inferiore, una donna che ha fatto battaglie scientifiche, manageriali, religiose e politiche più di qualsiasi altro, spesso raggiungendo obiettivi e risultati impensabili. Così la biografia di Margherita Hack è diventata il primo volume della collana Profilo di Donna, che comprenderà varie sottoserie, la scienza per prima, poi l'arte, la politica, la filosofia, forse la musica. Non posso dire, io ovviamente sono di parte, se l'obiettivo è riuscito, ma rubo le parole di Amalia Signorelli, che mi ha inviato un'email sabato scorso appunto, a questo proposito. Il libro sull'Hack è bellissimo, di quelli che quando cominci a leggerli fai fatica a staccartene,
E non è solo il fascino della grande Margherita, è proprio che ha scritto molto bene, costruito con intelligenza, competenza, serietà ed humor. Se lo vedi, fai i miei complimenti a Pietro Greco. Aggiungo ai suoi i miei complimenti a Pietro. Lo ringrazio per lavorare a questo progetto con tanta serietà ed entusiasmo, che rendono il mio lavoro più facile e bello. E ora gli passo la parola. Sono imbarazzato, diciamo, perché penso che la Margherita meriti questo e l'altro, diciamo, forse dico non meno. Però, insomma, questo libro e questa collana capita in un anno particolare, secondo me. Chiaro che leggendolo ex post può essere una lettura parziale. Però effettivamente penso che questo in Italia è stato l'anno delle donne scienziate. Un po' perché alcune grandi figure sono venute a mancare, però altre sono emerse con grande brillantezza. Sono venute a mancare, innanzitutto, ricordo la prima, Milla Baldo-Cevin, che forse è la meno nota, però è stata una grande fisica, e insomma nella fisica delle alte energie ha avuto un nome, tant'è che si diceva coordinava un po' tutti i progetti europei sulla fisica dei neutrini. Sempre l'anno scorso ha smesso di dirigere il più grande laboratorio al mondo di fisica sotterranea, la Lucia Rotato, la prima donna a dirigere un laboratorio di quel genere, con 800 ricercatori che di tutte le nazioni, di comunità internazionale. Poi è venuta a mancare Rita Levi Montalcini, proprio nei giorni in cui invece la Fabiola Gianotti assumeva, diciamo, questa veste internazionale assoluta, perché è stata candidata ad avere la prima pagina, la copertina di Time, la copertina dell'anno di Time. Poi è stata battuta da un tale Obama, non può succedere. Non si sente. E dicevo della Gianotti, che è stata battuta da un tale Obama, che è arrivato ad avere il finale, però insomma si è qualificata per la finale, è la prima donna italiana, penso europea, ad avere avuto questo onore nell'ambito. E poi c'è stato l'elezione alla Camera dei Deputati, se non erro. Ilaria Capua che è una grande virologa e che si è battuta molto in Italia per quello che Giovanni, il suo piso, qui con cui facciamo dei lavori insieme sull'open access, lei si è battuta molto su lui. E poi è venuta a mancare la Margherita Hack il 29 giugno, e poi ancora c'è stata la nomina a senatrice a vita di Elena Cattaneo, certamente me ne dimentico e tante altre. Io penso che quel tetto di cristallo di cui più volte giustamente si è parlato, che impediva alle donne di arrivare ai massimi vertici, diciamo, della scienza internazionale, si sta un po' inclinando, non dico che si sta rompendo, ma si sta un po' inclinando, e queste donne italiane qualcosa da sottolineare in maniera molto molto positiva, sono un messaggio, un segno molto importante. Non ce ne sono molti in questo paese in questo momento, ma questo penso che sia uno molto importante. Quindi ringrazio davvero l'editore e la direttrice editoriale per questa opportunità che ci dà di scrivere questi profili di donne, di donne scienziato, che... E poi voglio ringraziare, mi taccio immediatamente, Giovanni Bignami, una persona che è fatta della stessa pasta di Margherita Hack, perché è un grande astrofisico e quindi nella materia è stato bravo, è bravo come è stata brava la Margherita Hack, ma proprio come Margherita Hack è un grandissimo divulgatore e comunicatore di scienza, perché come Margherita Hack, questo è abbastanza raro, diciamo, degli scienziati, in particolare gli scienziati italiani, dedichino tanto tempo ai rapporti della scienza con la società, sapendo che sono
un rapporto e un impegno straordinariamente importante. Giovanni Bignami lo fa nonostante sia presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e quindi il capo degli astrofisici italiani, ma dirige anche una grande comunità degli astrofisici che si occupano di ricerca nello spazio mondiale, quindi ha svolto ricerche in Italia, all'estero, è stato in Francia a dirigere importanti progetti di ricerca, importanti organizzazioni, è stato in Italia presidente, direttore scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana ed è una persona che ha avuto sempre grandi impegni e scientifici, ricordo la scoperta, posso dire così, di Minga, che anche l'acutezza con la quale ha dato il nome, poi ci spiega perché è stato dato il nome che è Minga, lui è un milanese, e ci spiega e questa stella un po' strana, ce la spiega lui, altrimenti poi mi sono tenuta d'errore, però è una stella dell'erro che però non emette un radio, quindi è difficile da dire. E quindi grande scoperta scientifica, il grande manager della ricerca, organizzatore della ricerca, ma soprattutto grande divulgatore scientifico. E quindi io penso che Giovanni Bignami con Margherita Hack siano stati i due volti dell'astrofisica, ma è anche più generale della scienza italiana in questi anni che tutti un po' conosciamo. E quindi io vi cedo tranquillamente la parola. Grazie. Grazie di imparare il paragone con Margherita. Allora, non so bene come cominciare o come continuare, perché ci sono delle osservazioni generali e delle osservazioni particolari che volevo fare. Fammi cominciare però dal libro, che in fondo è la cosa più importante, è la ragione per cui siamo qui. Allora, io lo dire divorato è giusto, però non è che io un libro così avrei pensato di leggerlo su Freccia Rossa di Milano Roma, no? E invece no, ci è voluto nettamente di più, come vedi è proprio mangiucchiato, perché è un libro che mi ha coinvolto moltissimo e non ho mai saltato una pagina, mi capita di saltare delle pagine, ma tutti noi capita, qui no, perché oltretutto ho imparato un sacco di cose su Margherita che io non sapevo. Allora, Nicoletta, io Margherita l'ho conosciuta negli anni 70 da giovane apprendista stregone, diciamo, e fino più o meno letteralmente, non dico alla sua morte, ma insomma pochissimo, che per esempio gli ho scritto una poesia a Trieste quando ha festeggiato il 90° con l'onorificenza del Presidente della Repubblica, ecco, mi ricordo. Ho letto una poesia come si fa con la maestra a scuola, lei era tutta composta, dove diceva parolacce terribili, giustamente in toscano. Cercava di insegnarmi la politica, io sto lì a ascoltare. Per me era un grande barone, no? Perché al solito aneddoto, o almeno un aneddoto, adesso me lo raccontare, io appunto aspiravo a diventare futilmente professore universitario nei tempi quando i baroni erano veramente baroni. Margherita era un grosso calibro e quindi c'è concorso per cattedra di astronomia, lei in commissione, e allora bravo candidato cosa fa? Fa un pacco con i suoi lavori, ma a mano fisicamente prende il treno, va a Trieste, cose che io ho fatto, e sono arrivato bussato e fa, oh tu vuoi? Dice Margherita, ti ho portato, ma coperto di problemi, ma cacciato via, eccetera. È stata una volta in cui l'ho conosciuta proprio, era ancora direttore dell'osservatorio e così era molto impressionata l'idea che uno andasse a fare questo omaggio oramai medievale di portare il pacco con i propri lavori a chi ti giudica, no? Cose d'altri tempi. E poi niente, moltissimi altri aneddoti, ma è inutile poi raccontarli, perché in realtà il libro ce n'ha molti di più di quanto ce l'avessi io. Io non sarei stato capace di scrivere un libro così, non so come ha fatto Pietro. Oltretutto si impara un sacco di astronomia, quelli di voi che hanno voglia di studiare un po' di astronomia, quella è spiegata bene, giusta, perché ho detto che avevo trovato un errore, non riesco più a farmelo venire in mente, se mi verrà, ora,
piccola. Ti ringrazio. La seconda impressione. Così, cosa è spiegata giusta, molto, molto bene, ma anche delle robe difficili, perché poi Margherita ha fatto, come tu sottolinei, veramente astronomia, astrofisica a tutto campo, anche perché è vissuta per moltissimi anni in un secolo in cui c'era un'evoluzione fantastica dell'astronomia, sia dal punto di vista teorico, sia dal punto di vista osservativo, tecnologico, cosa che lei incredibilmente riusciva a seguire. E quindi qua tutto spiegato bene, quindi alla fine quelli che arrivano in fondo vengono a fare l'esame con me, gli do 30 di sicuro, nel senso che si vede che hanno studiato, proprio, è un libro di testi. Poi però viene fuori anche Margherita a tutto tondo, dalla bicicletta ai gatti, al circolo Che Guevara, no? Da un presidente del circolo Che Guevara, cose sfigatissime, poi andava sempre a infilarsi nei piccoli cieli, in democrazia atea, del quale tu dici che gli può sempre partecipare, che sono scienziati, cioè, no, citi Giovanni Sartori, che dice gente che non ha nessuna speranza di combinare alcun, che però una bandiera, no? Bellissimo, una poesia incredibile, momenti anche più difficili, però per esempio la Margherita appunto era una che aveva capito l'importanza dell'astrofisica dello spazio. E qua tu racconti anche, lei aveva cominciato con i primi satelliti, uno importante che si chiamava IOWIN, per esempio, un satellite che faceva l'astronomia ultravioletta, che, per il quale lei coordinava tutta l'attività di tutti gli astronomi italiani. Qui c'è per esempio un'altra grande donna di scienza che per caso mia moglie, Patrizia Gravio, che attualmente è direttore di un grandissimo istituto di ricerca di astrofisica spaziale a Milano, che lei con Margherita battagliava continuamente senza speranza di successo, diciamo, esatto, diciamo, cercava di strapparle un po' di osservazioni a UI, cioè di questo telescopio in orbita che lei controllava. Cioè una donna con tantissime sfaccettature, come dici tu, almeno tre dimensioni fondamentali, cioè la scienza, la comunicazione della scienza e la politica, che sono veramente tre di loro complementari. È vero che io molto modestamente cerco di imitarla, perché anch'io credo fortemente che un vero scienziato, adesso non per farla lunga, insomma, un vero scienziato, diciamo, che vive delle tasse che tutti pagano, diciamo così, e quindi deve fare politica da un lato, cioè assicurarsi che esista un modo di governare il paese in qualche modo, Berlusconi, non Berlusconi, diciamo, no, che sia che ci permetta di fare quella scienza che tutti noi ci meritiamo, no? Io sento moltissimo questo impegno che uno si prende davanti a tutti di far fare la figura al paese che ti ha fatto diventare grande, che ti ha dato una chance fantastica, far crescere la prossima generazione, sapesse l'impegno, diciamo, politico-sociale, sono dei paroloni, no? Però sono veri, diciamo, perché poi se non lo fa nessuno scomparirà. Lei era molto più, anche molto incazzosa su questo, era una che mi faceva fiorentina, adesso mica tutti i fiorentini sono incazzosi, no. Era molto, comunque io non sono così capace, essendo brianzolo, pazienza, che devo fare, non sono così bravo, però l'impegno politico credo molto. E quello della comunicazione della scienza, anche lì ho cercato di imparare da lei, anche molto da te, che Pietro è uno che sa comunicare la scienza molto bene, qui c'è la prova. Allora anch'io cerco di scrivere qualche libretto di quelli di, appunto, di divulgazione scientifica, possibilmente interdisciplinari, che mi sembra siano. E poi però adesso io volevo andare avanti e fare anche un po' il discorso sulla televisione, che è un breve excursus, per quanto Margherita ne ha fatta mica male in televisione, soprattutto per l'amicizia con Piero Angela, così. Allora, anch'io ho lavorato abbastanza con Piero Angela, quest'estate ho fatto 10 puntate con lui, Piero Angela è 2 anni più giovane di Margherita, quindi no,
non è un ragazzino neanche lui, e tuttavia è di una bravura e di una lucidità fantastica, però è veramente molto isolato nel panorama della televisione italiana. Eccolo qui, siamo nell'ambiente giusto, io mi permetto di chiedere una mozione degli affetti, nulla di più se non un movimento d'opinione, di supporto, perché stiamo cercando di convincere la RAI a, adesso che ci sono questi canali digitali terrestri, a fare un canale dedicato alla scienza. Immaginate un canale RAI Scienza, un sogno, no? Un sogno. La BBC, che è maestra, ha BBC Knowledge. Io ho proposto RAI Conoscenza, detto troppo lungo, RAI Scienza. Allora, sì, ho paura che faccia paura la RAI Scienza, no? Però adesso, no, devo dire che qui la presidente della RAI, Maria Taranto, è una persona molto intelligente, che tra l'altro è venuta all'inaugurazione del nostro grande radiotelescopio in Sardegna, ha dimostrato una grossa attenzione alla scienza. Allora, lei ha cominciato a dire, beh, quello che adesso si chiama RAI 5 si sta trasformando tra poco, si chiamerà RAI Cultura, dedicato a teatro, musica classica, film d'autore, le cose, diciamo, con un contenuto culturale. E quello che adesso si chiama RAI Scuola, che va benissimo, potrebbe pian piano riempirsi di materiale un po' più così intenso e diventare RAI Scienza, per esempio. Allora, a me piacerebbe, adesso non voglio parlare della RAI, per amor di Dio, però a me piacerebbe che venisse dal pubblico, dal pubblico colto, tuo, gli editori, così, un movimento di opinione in questo senso. Ovviamente io non credo alla differenza tra le due culture, per intenderci, cioè non credo che esistano, esiste una cultura umanistica e una cultura scientifica separate da qualche assurdo muro, che per amor di Dio, la cultura è una sola. Però, diciamo, no? Perché la RAI deve avere due canali RAI Sport? Non avete mai guardato i canali RAI da fin del terrore, voglio dire, no? Cioè ti becchi per ore le partite della Fiorentina del 1950, ma chi se ne frega? Vista la partita sono viste tutte, grosso modo, no? Il moto random del pallone, che ha una certa probabilità di finire nella rete. Immaginate. È vero o no? Immaginate. Mio figlio non sarebbe d'accordo. No, lo so, per amor di Dio, so benissimo, no? Però immaginate, facciamo un esperimento concettuale come faceva. La Fiorentina è molto bassa quella probabilità. Il Napoli è un'altra cosa. No, ma bisognerebbe fare un giochino in questo senso. Ti immagini di, con un esperimento concettuale, sommare con un software immaginario tutte le partite di calcio mai giocate e vedere il moto del pallone, ti riempie tutto il campo e c'è una certa probabilità di andare in quel particolare rettangolino. Quindi, cioè, non lo so, no, per amor di Dio, non voglio. No, poi ci sono altri sport rarissimi, così affascinanti, però due canali e tanto. Canale RAI Scienza, tornando per un attimo serio. Allora, noi ci stiamo lavorando a questo e chiederò anche l'aiuto concreto, concettuale, supporto di Pietro, del giornale per il quale scrivi, dove abbiamo già parlato insieme con i tuoi colleghi, eccetera, e anche di altri giornali, comunque in generale di tutti noi. Allora, sarebbe una cosa della quale Margherita sarebbe fierissima, cioè, no, lei tanto, non era tanto tipo da fare direttore editoriale di un canale del genere, perché non credo, però insomma sarebbe stata una bandiera, sarebbe chiamare Rai Hack. Sì, no, non si può esagerare, però perché no? Vabbè. E quindi questo è un breve excursus che però è in tema, perché era per dire che sta dentro questa dimensione di comunicazione della scienza al quale io credo molto. E adesso lasciatemi dire, quest'idea delle donne della scienza anche è bellissima, quelle che hai menzionato tu sono tutte giuste, ovviamente per i prossimi. Oggi ho saputo che l'Unione Europea non chiama più le borse Marie Curie, ma Maria Randowska, come si chiamava. Beh, sapete la storia di Marie Curie, sarebbe un'altra che avrebbe un bel libro, ci ha già pensato, cioè, no, certo, che c'ha tutto
un caso umano da Anna Karenina più o meno, no, come, così, come vissuto personale, e mo i polacchi entrati nell'Unione Europea rivendicano il fatto che sono i francesi che chiamano Marie Curie, lei con il nome del marito, ma lei si chiamava Parelandoso, è anche giusto, no? Cioè, era soltanto la Moratti che insisteva per tenere il cognome del marito che conviene come cognome. Allora, quindi questa idea delle donne mi è piaciuta molto, è la prima cosa che ho guardato quando ho visto questo profilo di donna, e mi sono detto, ma non lo so, questo, mi si sentiva in colpa, poi ho capito invece che però questo era il primo, quindi non dovevo sentirmi in colpa. Sì, no, meno male, una volta che non mi sento in colpa, mi sento sempre ignorantissimo. Vabbè. E dopodiché ho proceduto a leggerlo, ragazzi, cosa devo dirvi? Dovete assolutamente leggerlo, portarlo in vacanza, ripeto, c'è da fare delle belle studiatine, c'è delle storie affascinanti, faccio un altro flash su un aspetto divertente che quando Margherita sottolineava, che nella missione, che l'ultima missione di riparazione dello Hubble Space Telescope, sapete la storia dello Hubble Space Telescope in orbita, da tanto tempo, lanciato nell'89, fatto una prima missione di riparazione nel 93 e poi fatta un'altra missione poco tempo fa, se non mi ricordo quando è stata fatta, quella per innalzare l'orbita. Vabbè, alla fine, siccome nel 2009, sì, allora un satellite sta in orbita perché va forte, diciamo, essenzialmente, non è che non ci sia la gravità, la gravità c'è, ma è bilanciata dal moto orbitale. Il moto orbitale però può esistere se non c'è attrito, invece un po' di attrito anche a 500 km d'altezza c'è, per cui a un certo punto la NASA si è accorta che questo splendido telescopio, che è uno strumento per tutta l'umanità, che Margherita ha usato, a un certo punto sarebbe caduto per via della frizione con gli strati più alti dell'atmosfera. Allora, per garantire che stesse in orbita ancora per molto tempo, bisognava sollevarlo, cioè alzare il livello della sua orbita, andare a una quota dove l'atmosfera non ce n'è proprio più, allora stavi tranquillo. Beh, questa è una manovra molto difficile, questo è un bestione grande più o meno come questa stanza, grosso modo, o forse anche di più, o un bestione molto grosso, che ha richiesto una manovra arditissima con il vecchio shuttle, era una manovra tecnicamente molto difficile, anche molto ardita, molto rischiosa per gli astronauti, tant'è vero che la NASA aveva di pronto un altro shuttle a partire in caso di emergenza. Dopodiché gli astronauti arrivano, catturano l'oggetto con un apposito braccio, e poi escono e fanno le riparazioni, che è una roba terrificante, 8 ore dentro uno scafandro, a manovrare delle vitine con i guantoni, una roba veramente terrificante. E quella che ha lavorato meglio, di punta, era una donna, che qui è citata, della quale Margherita andava particolarmente. Ma questo mi ha ricordato il film Gravity. Qualcuno di voi ha visto il film Gravity? Bene, bene, sono contento, non so perché è una boiata pazzesca. Hai detto la mia recensione, hai capito che è una boiata pazzesca. No, o perlomeno... No, c'è la prima parte. Sì, ecco, voglio dire, se... Quella voglio spezzare un attimo i letterati qui davanti a tutti. Bisogna invocare quella cosa che in inglese si chiama suspension of disbelief, che io ho chiamato far finta di crederci, FFDC, far finta di crederci, perché c'è tutta una serie di cose assurde in questo film, però se tu fai finta di crederci è divertente. C'è George Clooney, George, vabbè, ti capisco. Un po' poco c'è George Clooney. Uno si aspettava, ci fosse di più tu volevi nudo, pochi minuti, no, pochissimi, che poi ritorna nel sogno, cioè, però c'è una serie di castronerie terrificanti, che vanno dal fatto che tu vedi arrivare i detriti, allora, i pezzi di detriti spaziali hanno una velocità relativa di diversi chilometri al secondo,
Allora, un affarino così, che va a diversi chilometri al secondo, ha l'energia di un chilotone, diciamo, no? E però va forte, quindi tu non lo vedi arrivare, quando lo vedi è già lì, c'è niente da fare. Lì invece si vedono arrivare come fossero i sassi che cadono una montagna, per come velocità, c'è una bella differenza, per esempio. Poi c'è questa qui che è un'astronauta bravissima che esce dalla tuta degli astronauti con elegante biancheria Hamilton, no? Che, mentre gli astronauti a pelle hanno un sacco di cose, tra cui il pannolone, perché stanno dentro 8 ore, devono fare la pipì, eccetera. No? E invece c'è delle eleganti mutandine, molto sexy, no? E questo è alla platea, diciamo, no? Sì. Poi lei si salva perché raggiunge una capsula che era abbandonata, una capsula rossa abbandonata in giro, lo raggiunge con un estintore. Recupera un estintore, poi fa l'estintore, schizza, allora lei spinta dallo schizzo all'estintore, viaggiando così riesce a cucare la capsula Soyuz russa, però malandata, non funziona tanto bene. Allora, qui c'è, l'astronave cinese, passava di lì, allora sì, è vero. Allora, però che è da sola lei, allora gli astronauti americani effettivamente sono allenati ad andare anche con la capsula Soyuz per il rientro, perché l'unica che c'è adesso è quella lì tutta scritta in rosso, però loro sanno che hanno questo potere, studiano il rosso, però il cinese no, ragazzi, il cinese no, cioè questa salta dentro la capsula cinese e siccome assomiglia a quella russa vagamente, c'è una fila di bottoni tutti scritti in cinese, lei gli schiaccia un po' così alla cacchio e riesce a tornare a terra, no? Per questo dico, bisogna far finta di crederci. Scusa, per far ridere il pubblico e invogliare a leggere invece la storia vera in cui Margherita era molto ammirata di questa astronauta. Allora, senti, niente, molto sommessamente concludo dicendo, come avete capito, il libro mi è piaciuto moltissimo. Ho un'ammirazione sconfinata per chi ce l'avevo già, ma adesso è molto bene, anche perché cerchiamo anche di dire qualcosa di vagamente serio, cioè il lavoro che lui ha fatto a Città della Scienza Napoli, per esempio, e così, insomma, tantissimo contributo a tutta la divulgazione scientifica, la comunicazione della scienza, con evidentemente un amore anche un po' particolare per l'astrofisica, per la fisica in generale, anche per molte, come è giusto, no? Un vero comunicatore della scienza va un po' giustamente a tutto campo, interdisciplinare. Ma qua però tu passeresti l'esame brillantemente, le sai tutte, c'è dentro tutti i vari tipi di stelle, perché le stelle sembrano tutte uguali, ma in realtà sono tutte diverse. C'è dentro la cosmologia, molto bene la nascita della radioastronomia, l'impianto di questo coso a Basovizza, sì, che per me adesso è un incubo, questo posso dirlo, per me come presidente dell'INAF adesso, questo strumento impiantato a Basovizza adesso ha terminato la sua funzione scientifica e non sappiamo come sistemarlo. Io sono andato a vederlo, non l'avevo mai visto prima, in effetti quando è stato costruito negli anni 60, sostanzialmente 60-70, sì, era assolutamente all'avanguardia. Quindi c'è anche la parte di radioastronomia che non è facile, che Margherita ha contribuito a far partire. Sono, ripeto, affascinato dalla tua cultura e dalla conoscenza della persona, si vede anche che c'è parlato molto insieme, forse più di me che ero un collega più giovane, e la guardavo con anche molta reverenza, poi ai licei lei era un personaggio come Margherita, insomma, no? E quindi io, nonostante adesso non sia più un ragazzino, per me rimane sempre qualcuno. E quindi si vede che tu l'hai conosciuta molto, molto bene, tutte le storie, questo rapporto con la Turchia, per esempio, che pensi, quello non lo conoscevo per mia ignoranza. Quindi ci ho imparato molto, e questo per uno che ha vissuto una vita nell'astronomia in Italia è
dire, aspetto con ansia il prossimo di questa serie. Bravo Pietro, bravo. Grazie Giovanni, siamo amici per cui non vedete, diciamo. E quindi, però se ci sono interventi, notazioni, anche aneddoti sulla Margherita, perché penso che tutti più o meno l'hanno conosciuta, direttamente o indirettamente. Io un aneddoto lo dico, io la conosco da 30 anni, praticamente, e lei è stata sempre molto gentile con me. La prima volta è venuta a presentare appunto anche lei uno dei miei primi libri, anche lei molto gentile, io fui molto contento di questa cosa, però siccome lei era una persona molto timida, e forse parte della sua apparente aggressività in realtà era sostanzialmente una timidezza, e siccome la mia timidezza, diciamo, è meno analoga, se non superiore alla sua, pur frequentandoci abbastanza a Trieste, ci vedevamo sostanzialmente quasi tutti i mesi, abbiamo continuato, pur avendo una militanza politica, diciamo, nota per entrambi, ci siamo sempre dati da lei. Mentre col marito Conaldo, che è una figura che vorrei sottolineare un attimo, mentre col marito lui mi dava del tuo, io ti davo del tuo, con lei ci siamo sempre dati da lei. E nessuno è mai riuscito a rompere questo muro apparente, che era abbastanza anche bizzarro, diciamo, dato il tipo di frequentazione. No, vorrei sottolineare la figura di Aldo, perché Aldo, il marito, era più grande di lei, circa 2-3 anni, ha avuto in gioventù, era malato, poi ha recuperato, infatti adesso lui è vivo, diciamo, è del 19, quindi ha una bella età, diciamo, si avvicina ai 95 anni, ed era un letterato, e loro litigavano. Risultato, lei era un'atea scientifica, diciamo, e lui era un umanista cattolico, quindi litigavano spesso su molte cose, diciamo. Però lui aveva una smisurata ammirazione per questa moglie e lo dimostrava quotidianamente, ora per ora, minuto per minuto, per cui lui ha sostanzialmente dedicato tutta la sua vita a Margherita. Margherita poi ogni tanto l'ha detto, in alcuni periodi della sua vita lui è stato il ghostwriter di Margherita, ha scritto una quantità infinita di libri, diciamo, lui ha contribuito molto, ma la cosa che faceva di più, io l'ho visto questo archivio, a parte tenere a bada i cani, alcuni dei quali l'ultimo è aggressivo, pare che adesso non stia bene perché sente la mancanza di Margherita, ma lui aveva un archivio sconfinato, per cui catalogava tutti gli articoli, adesso lo fa in maniera elettronica, per cui continuava a farlo in maniera materiale, ritagliava e catalogava tutti gli articoli, oppure classificava tutti i libri, una libreria immensa a casa loro a Trieste, e lui si dedicava a sua moglie completamente durante la sua vita. Poi da qualche anno non sta benissimo, e mentre Margherita poi è andata in pensione, e quindi si è un po' ribaltata la situazione. Lui è stato il banante di Margherita per alcuni decenni, e poi alla fine negli ultimi anni è stata lei a dover badare a lui. E c'è anche un'altra storia molto, molto bella. Margherita era una persona che era difficile, è difficile questo tipo, questa tipologia in Italia, forte con i forti e amichevole con le persone. Per cui lei aveva stretto amicizia, c'è Paolo Conte che mi ha sottolineato questa, aveva stretto amicizia con una ragazza albanese che scriveva da Bari, di cui adesso non so in questo momento, è da Gergo. Aveva stretto amicizia con questa ragazza che l'aveva vista in televisione ed era ammirato da Margherita, e quindi le ha scritto, e poi Margherita ha risposto, lei ha riscritto, Margherita ha risposto, insomma si è stabilita un epistolario, alla fine del quale, taglio corto, Margherita ha detto: ma perché non vieni a casa, stai a casa insieme, facciamo delle cose insieme. Poi lei è stata effettivamente a Trieste, si è trasferita a Trieste, poi si è trasferita a Trieste anche la madre di questa ragazza,
e con Margherita hanno scritto un libro insieme, girando per l'Italia, stando a Trieste e a casa, e la madre è diventata, diciamo, l'aiutante di casa della famiglia Acca, che adesso si prende cura di Aldo, per l'appunto. Mentre lei, la ragazza, si è laureata in matematica e poi è andata negli Stati Uniti e adesso ha preso un PhD in astrofisica, quindi è una collega che possiamo recuperare in Italia. Questo per dire che era più o meno negli stessi anni in cui lei ebbe un formidabile scontro televisivo con Pippo Paolo. E Pippo Paolo è un maestro della comunicazione televisiva, però se voi vedete su YouTube c'è questa posizione, basta vederlo, e vedi come Margherita Hacca lo sovrasta completamente, diciamo, lo ridicolizza, diciamo, in maniera straordinaria. Cioè, lei aveva una dote naturale di comunicazione, un po' come la tua, tanto, che era talmente forte da anche un professionista navigato come Paolo è stato vinto da questa straordinaria capacità di comunicazione. E chiudo dicendo che questa straordinaria capacità di comunicazione deriva da qualcosa che non tutti hanno, che era la profonda passione per l'astrofisica e per la politica, per l'impegno civile. Questa doppia passione poi rimuoveva tutti gli ostacoli. Cristiana, devo dire qualcosa, perché Cristiana ha raccolto le pillole di saggezza politica e sociale di Margherita, perché per due anni Margherita ha tenuto sull'Unità una rubrica in cui chiacchierava di tutto, no? Scriveva di tutto, e lei raccoglieva queste poi le scriveva sull'Unità queste pillole di saggezza politica di Margherita, quindi lei ha avuto un rapporto molto intenso. Ora vengo, io volevo parlare di George Clooney. No, scherzo, mi fa molto piacere ricordare Margherita, non pensavo, ma la ricordo volentieri. In effetti per due anni ci siamo sentite una volta ogni 15 giorni, diciamo. Io la chiamavo perché è venuta questa idea al direttore dell'epoca dell'Unità, facciamo scrivere una rubrica a Margherita Hack, che era un'idea molto carina in effetti, e io ho chiamato e ho detto: "Ora Margherita, al contrario di Pietro ci davamo del tu, non so se perché c'era una cosa femminile, tra donne, sì. Margherita, dai, scrivi, ma io sono vecchia, non ce la fo, non posso, non ho tempo, ho da fare, eccetera. Ho detto: "Dai Margherita, dai, io ti chiamo, tu mi dici quello che hai in mente e io scrivo mentre tu facciamo una cosa veloce, così". E vabbè, allora così è nata, diciamo, ed è andata avanti per quasi due anni e ci sentivamo appunto tutti ogni 15 giorni. La cosa divertente appunto era: "Allora Margherita, oggi che mi dici?" E lei mi diceva, commentava, naturalmente voleva parlare solo di politica, diciamo così. Io ho tentato ogni tanto: "Ma che è sta cosa? No, fammi dire che Berlusconi ne ha fatta una che proprio non si può fare". Vabbè, parliamo di Berlusconi. E quindi questa, però la cosa carina, perché doveva commentare le notizie, diciamo, delle ultime due settimane, e a volte la chiamavo e lei veramente aveva molto da fare ancora, perché scriveva, faceva, seguiva le cose appunto scientifiche anche, e diceva: "Guarda, ma oggi non ho letto il giornale". E dico: "Margherita, che facciamo? Vabbè, richiamami fra un'ora". In un'ora si raccoglieva appunto i giornali degli ultimi giorni e trovava sempre la chiave per commentare. E la cosa che volevo sottolineare è che quando queste rubriche venivano messe sulla pagina online dell'Unità, io non ho mai visto tanti commenti della gente come quelli usciti quando uscivano le sue rubriche, come quelli che si vedono. Era una cosa pazzesca, aveva un seguito e tutti la seguivano, la capivano e la apprezzavano veramente, perché se voi vedete, diciamo, quelli che rispondono di solito agli articoli sui giornali online, spesso non capiscono, da bar. Sono cose, esatte, un po' da bar, no, un po' così.
Invece nel caso suo c'è un'attenzione particolare che veramente mi colpiva, diciamo. Era, aveva un suo pubblico perché evidentemente lei sapeva. E questo si vedeva con i grandi, si vedeva. Io un'altra volta siamo stati insieme al Festival del Libro di Bologna, quello per ragazzi. Tutte e due avevamo un libro da presentare. Ma in orari diversi, quindi io sono andata a sentire lei che parlava con i bambini ed è stata una cosa bellissima, cioè era questa signora di 90 anni, perché è successo, insomma, aveva quasi 90 anni, con bambini delle elementari, tutti zitti ad ascoltarla mentre spiegava appunto che le stelle sono dei palloni di gas e che appunto, diciamo, con una capacità, diciamo, di uso della metafora veramente notevole, ecco, quindi questo è così un po' il mio ricordo. Grazie. Ci sono altri interventi, qualcuno che vuole riportarla? Oppure... Cosa io? Cos'è la Manarese? No, ricordo volentieri perché quello che dice Cristiana è alla radio era automatico, cioè quando noi dicevamo c'è Margherita Hack in onda, io e Paolo Conte siamo parte del gruppo che fa Radio Trescenza, cominciavano questa quantità di messaggi adoranti. Margherita sei tutta noi, perché Margherita non diventi Presidente della Repubblica? Cioè una cosa proprio, noi credo che non è, ecco, forse con Rita Levi Montalcini era una cosa analoga, ma non c'è un altro personaggio che faceva queste cose. L'altro che faceva, che aveva questo impatto. L'altra cosa è che era sempre disponibile, era meravigliosa. Cioè lei era sempre disponibile, militante nella comunicazione. E allora l'anno scorso, per la fine dell'anno, la chiamo e le dico, guardi, no, io le davo da lei. Dico, guardi Margherita, ci piacerebbe che lei facesse gli auguri ai nostri ascoltatori proprio a mezzanotte un minuto, quando proprio è finita l'anno, il 31 dicembre. E dicevo, beh, ma io quell'ora, dicevo, no, dico, lo registriamo, registriamo una conversazione, ci sono io, c'è anche il conduttore musicale, e facciamo finta che siamo a mezzanotte, che è appena scoccata la mezzanotte del 2003. Ah, dice, sì, sì, molto volentieri, allora ci mettiamo lì e cominciamo a fare una cosa, poi a un certo punto faccio, c'è Margherita, che ecco, mezzanotte, Margherita, che intanto tanti auguri, che cosa sta facendo in questo nuovo anno? Ma veramente io sto leggendo i giornali di questa mattina, dicendo... ed è andata così raccontando la sua giornata di quel giorno meravigliosa in cui leggeva i giornali, cioè aveva i suoi cani, eccetera, eccetera. E queste due cose sono strepitose, cioè non ce n'è una uguale, obiettivamente. La sua disponibilità e la sua capacità di parlare veramente a tutti. E quindi, a differenza di altri personaggi che sono molto, no? Che hanno un forte impatto e che magari possono dividere, no? Possono essere molto amati, eccetera. Lei aveva questa sorta di unanimità, per cui avere lei significava avere un successo strepitoso, come quando raccontava che non le danno la patente, no? Le avevano tolto la patente per età, noi avevamo un collegamento radiofonico e lei non arrivava perché stava tornando da qualche parte e intanto passavano i minuti. Lo ricordo, ecco, passavano i minuti e minuti e allora dico, ma come mai? Ma poi è arrivata, dico, Margherita, come mai? Lei aveva andato a piedi, la gente la fermava, oh, per piedi, io andavo in macchina, lei non può guidare, ah, oh, dice lei, io guido tanto bene, e adesso lo metto anche per iscritto. Era così, per noi anche per noi è stato davvero un punto di riferimento anche per questo. Grazie. No, io volevo dire due piccole cose perché c'è stata l'occasione di farlo. Intanto mi sento in colpa anch'io perché sono di quella pasta lì che uno si sente sempre in colpa per un fatto, perché questo libro, come poi gli altri di questa collana, anche se parlano di scienza, però devono anche sottolineare l'umanità della persona, del profilo di donna preso in considerazione. E mi sento in colpa perché la parte della scienza era molto molto più approfondita
E io ho chiesto a... no, giuro, insomma, Cristiana e Dina lo sanno, perché facendo il prossimo libro abbiamo discusso di questo, perché veramente c'era la storia dell'astrofisica, cioè Pietro prendeva l'occasione per parlare delle cose importanti che Margherita ha fatto e ha seguito per fare poi una storia in quel momento di quello che era avvenuto. Posso dire solo una cosa, lei ha scritto, grazie all'editore dell'Altana, che c'è Giovanna, eccola. Lei ha scritto un libro insieme a un tale Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi a 15 anni ha scritto una storia dell'astronomia che per i suoi tempi era molto erudita. Sì, era fallosissima. Però insomma era molto erudita, c'era un po' tutta, non era un astronomo, però certamente era un giovane di talento. Di talento, così avrebbe fatto strada nella vita. E allora ha scritto questa, che ovviamente questa storia dell'astronomia si conclude all'inizio dell'Ottocento. E allora parte aveva 15 anni. Guardi, 15 anni, esattamente 15 anni. E tutto l'ha fatto questa storia. Compulsando i libri della biblioteca famosa, e l'idea del padre di Giovanna è stata quella di chiamare Margherita e dire: perché non completi questa storia e la riporti ai nostri tempi? E allora Margherita è stata al gioco, bellissimo, quindi c'è questa storia dell'astronomia per cui fino all'inizio del 800 è scritta da Leopardi e dall'inizio del 800 ad oggi, insomma, fino a... No, era il 2004, mi pare, è stata scritta da Margherita, quindi io l'ho giocato facile, nel senso che ho recuperato la parte della storia di Margherita, soprattutto del Novecento, perché la parte della sua vita, io ho cercato di sostituire la tagliata, il suo mestiere. Giustamente, il libro del suo mestiere. Diventa principio, forse. No. Sì, spero che sia diventato leggibile, però non te l'ho tagliata così tanto da non renderlo anche appetibile per chi... Assolutamente, no. Però mi sono comunque in colpa, visto che il Sorbignani l'aveva sottolineato. No, l'altra cosa che sono molto contenta di questo libro è che lo sento, diciamo, il primo di una collana che per noi potrebbe... Per noi, insomma, per tutti, anche per i nostri lettori, potrebbe essere importante. E tra l'altro prendo l'occasione molto velocemente per ringraziare, diciamo, un nostro grosso ispiratore della casa editrice che ci ha regalato questa collana, questa copertina, questo disegno che Tina Simoniello ha detto picastiano. Invece un altro autore nostro ha definito molto più antico Ugo Tognetti, ha detto che è una composizione comunque artistica e niente, cioè il nostro ispiratore principale è Massimo Fagioli e lo ringrazio per questa copertina e ringrazio tutti voi per la serata. Se ci sono altre domande, altrimenti chiudiamo penso qui. Siete contenti? Ringraziamento ad Anna Parisi per la sì. Sì, ad Anna e a tutte, alla libreria Saggi, che ci ospita sempre. grazie mille, Pietro, non so, io mi dimentico, tutto a posto. A tutti voi presenti, grazie per ascoltare.